Giorno numero 2. Giorno numero 3. Giorno numero 4. Giorno numero 5. Giorno numero 6. Giorno numero 7. Wow. Non ci sono parole. Guardate che spettacolo. Rabbia nei confronti dell'essere umano. Ciao. Alexa, a che ora albeggia? Il 30 novembre 2021 alle 6:52. L'alba è sempre un momento speciale, è il saluto di un nuovo giorno. Ci sono volte però in cui questo spettacolo della natura è ancora più incredibile. Posti speciali in cui i colori si fondono per creare una vera e propria magia. E uno di questi è proprio il mare. In questo video ho deciso di svegliarmi per 7 giorni consecutivi all'alba per andare a filmare, ma soprattutto per godere di questo meraviglioso spettacolo della natura, del quale voglio rendervi partecipi. Arrivati, giorno numero 2, alba numero 2. L'alba sul mare è da vedere almeno una volta nella vita. È un'immagine che ci trasmette subito un senso di pace, ma anche di ammirazione verso la natura, qualcosa che è più grande di noi. È un momento di silenzio in cui possiamo lasciare che a parlare siano i nostri pensieri e i nostri ricordi. Giorno numero 3, alba numero 3. Non potevo non dedicare un'alba allo sbarcatore, il mio posto preferito. Wow. Non so dove guardare, perché da qui c'ho lo spettacolo dell'Etna e da qui c'è lo spettacolo dell'alba. No, vabbè, vabbè, un'alba così, non ci sono parole. Quell'Etna, sbarcatore, il sole che ci dà il buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
Ciao, a domani per una nuova alba. Giorno numero 4, alba numero 4. E vediamo se riusciamo a vedere qualcosa nonostante questi nuvoloni e queste nuvole basse. Guardate che spettacolo. Volevo farvi sentire il rumore. Le uniche nuvole che ci sono lì, proprio lì dove sorge il sole. Grazie. Ho due sentimenti contrastanti, uno di forte ammirazione nei confronti della natura meravigliosa, uno di rabbia nei confronti dell'essere umano. Da un lato abbiamo uno spettacolo della natura come questo, in contraddizione totale con questo. Guardate che c'è qua, guardate, mi dico io, ma come si fa? Questo è quello che vorremmo vedere e questo è quello che non vorremmo vedere. E niente, oggi me ne vado a casa felice a metà, felice comunque, però felice a metà. Chi sei tu? E tu chi sei? Ciao! Ciao! A domani per un'altra alba. Giorno numero 5. Che dire, anche oggi il regalo incredibile della natura, non c'è molto da dire. A domani per un'altra alba, la sesta. Ciao. Buongiorno, giorno numero 6, alba numero 6. Pensavo che l'alba più bella l'avrei vista oggi. E invece no, perché oggi è in tutta la settimana la giornata di nuvolosa in assoluto. Lo vedete anche voi? È un cuore. E lì ci sta mettendo un po' più del solito oggi. Eccolo! Si è fatto aspettare degli altri giorni, però, e anche se apparentemente potrebbe sembrare meno spettacolare, meno d'impatto, ma poi in realtà c'è sempre una magia incredibile in ogni alba. Vedremo cosa ci riserverà l'alba di domani, la settima, l'ultima. Buongiorno, giorno numero 7, alba numero 7. Sono
arrivati all'ultima alba di questo video. Vediamoci. Arrivati alla fine, bellissima alba anche oggi, letto nel cielo chiaro. Con questo video spero di essere riuscito ad emozionarvi almeno un pochino. Io mi sono emozionato. Certe mattine non è stato semplice svegliarsi, alzarsi dal letto, avrei preferito magari dormire un pochino in più. Certe mattine ho sentito molto freddo, però ne è sempre valsa la pena. Quando usciva il sole era una magia che ti ripagava da quei piccoli sacrifici. Quindi se sei arrivato fino alla fine del video e ti è piaciuto, beh, allora lasciami un like. Inoltre ti invito a iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video che usciranno. Se hai visto tutto il video e hai visto tutte e sette le albe, scrivimi nei commenti quale delle sette ti è piaciuta di più. Io ho una mia preferita, un'alba che mi ha emozionato in maniera particolare, però non te lo voglio svelare per non influenzarti. Vado a fare colazione adesso. Ciao!